Ciao a tutti, eccoci qui assieme per una nuova pratica. Oggi sarà una pratica che andrà a toccare un po' tutte le parti del corpo durante gli asana e che introdurrò con una breve meditazione e anche un esercizio di respirazione finale che magari poi riproporrò anche separatamente perché sia più chiaro. La meditazione è un nocciolo duro, necessita di molta costanza, ci sono diverse tipologie e poi dobbiamo cercare quella più adatta a noi. Tutte le asana servono, hanno lo scopo nello yoga di rafforzare il nostro corpo, permetterci di sedere a lungo in una posizione più agevole possibile e poter appunto respirare, concentrarci e meditare. Io oggi vi proporrò una meditazione molto semplice che potete appunto fare in qualsiasi momento e poi ognuno adatterà a sé la propria pratica. Quindi ci portiamo a sedere, munitevi di un cuscino o di un cubo e anche di un laccio per la pratica successiva. Ci portiamo seduti, ovviamente non sarà lunghissima, ma se sentite il beneficio e avete voglia di dedicarci più tempo, sapete che la meditazione non ha limiti, quindi insomma liberi di proseguire ognuno con il proprio tempo. Quindi ci portiamo in una posizione seduta, più comoda possibile, con gambe incrociate semplici, in loto se siete comodi, ma di solito prima di scaldarsi, insomma è meglio evitare, o gambe distese, o con la schiena anche appoggiata. Guardate che non collassino le spalle, che il busto sia retto, spalle rilassate, mani sulle ginocchia o sulle cosce e lentamente chiudiamo i nostri occhi. Cerchiamo di non farci distrarre da alcun rumore esterno, sicuramente se ci sono dei rumori esterni la mente tenderà ad andare, la lascio andare per poi riportarla al momento presente. Quindi chiudiamo gli occhi, prendiamo contatto con il nostro respiro. Posso mettere le mani in un mudra che conosco, che preferisco, questo è il Jnana Mudra, è un classico mudra che aumenta le nostre connessioni tra i nostri canali energetici. Posso anche solo lasciare le mani rilassate. Prendo contatto con il mio respiro, respiro profondamente dal naso, cercando di mantenere però un respiro mai forzato, abbastanza silenzioso. Sfrutto al massimo la mia respirazione per rilassarmi, allungando la fase espiratoria. Quando sento che il mio respiro prosegue naturalmente, e sento di entrare in questa atmosfera di concentrazione, di rilassamento, senza mai collassare sulle spalle, cercando sempre di stare con il busto bello eretto per permettere al respiro di essere il più efficace possibile, porto l'attenzione in quella sorta di triangolo delimitato dalla zona superiore delle mie labbra, dal margine superiore delle mie labbra, del mio labbro superiore, e poi da quelle fossette che partono dal naso e arrivano fino agli estremi destra e sinistra delle mie labbra. Questo tratto qui. Qui dove il respiro del naso si fa sentire, dove c'è anche una leggera peluria che spesso può farmi percepire molte sensazioni. Espirando rigorosamente dal naso, il respiro accarezza, l'aria accarezza questa zona. Le labbra sono socchiuse. E provo ad ascoltare, semplicemente osservare come uno spettatore esterno. Sentire questa parte del mio corpo, cui difficilmente poniamo attenzione, una piccola parte in cui però sono percepibili tantissime sensazioni. Potrei sentire una sensazione di freddo, di caldo, potrei sentire appunto l'aria che esce dal naso più calda o
quando entra nel naso è più fresca e accarezza questa parte. Potrei sentire un leggero prurito, potrei sentire un pizzicorio, potrei sentire molte sensazioni, ma anche nessuna. E non mi preoccupo, se non sento alcuna sensazione, semplicemente cerco di mantenere la mia mente concentrata in quel punto. Ogni volta che la mente cerca di uscire, di scappare da questo momento, dal qui e ora, da me stessa, io vado a riprenderla e la riporto lì. Farò silenzio un paio di minuti, così da permettervi di concentrarvi in quel punto particolare del vostro corpo. Lentamente torno al mio respiro, torno al mio corpo, faccio un paio di respiri profondi, inspirando dal naso ed espirando a bocca aperta. Mantengo sempre gli occhi chiusi, ancora inspiro dal naso ed espiro a bocca aperta. Unisco i palmi delle mani, strofino forte i palmi. Quando sento i palmi belli caldi, li appoggio sulle mie palpebre, faccio che si scaldino, abbasso lo sguardo, qualche piccolo battito di ciglia. Un bell'inspiro e apro gli occhi. Come dicevo, potete andare avanti a lungo e fare tesoro delle sensazioni che percepite. Generalmente è meglio che non ci sia una voce che guidi, ma che siate voi proprio ad entrare nel vostro momento. Bene, questo era uno spunto da praticare. Ora ci scaldiamo un po' e poi partiamo con la nostra pratica di Hatha Yoga. Quindi mento al petto, espiro, allungo la zona cervicale, inspiro, occhi aperti, sguardo in alto, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, torno al centro, guardo la mia destra, inspiro, mezza circonduzione in basso, espirando, inspiro, guardo a sinistra, espiro, scendo, inspiro su, espiro, scendo, inspiro su. Tolgo eventuale cuscino o cubo che mi ha aiutato a stare seduta. Facciamo delle leggere torsioni. Mano destra, ginocchio sinistro, mano sinistra va indietro. Inspiro, schiena dritta. Espiro, guardo indietro. Continuo a respirare. E poi cambio tutto dall'altra parte. Mano sinistra, ginocchio destro. Inspiro, schiena dritta. Espiro, torsione. Torno al centro, mani sulle ginocchia, delle piccole onde, espiro, scendo, inspiro su, espiro, schiena dritta, scendo, inspiro, gobba su, espiro, scendo, inspiro su, espiro, scendo, inspiro su.
Ora incrocio le dita delle mani, porto i palmi a guardare verso il soffitto, rilasso le spalle e tengo le braccia in questo modo, immaginando di mantenere un peso sopra le mie mani, un peso davvero pesante, e quindi con tutta la forza che ho cerco di mantenere questo peso, allo stesso tempo raddrizzare bene la mia schiena, rilassare le mie spalle, stiracchiare il trapezio. E poi da qui al prossimo ispiro mi sposto leggermente a destra, solo la parte alta del torace, e inspiro su, espiro sinistra, mi allungo, inspiro su, e ancora a destra, espiro, inspiro su, e sinistra, e inspiro su, sciolgo le braccia, qualche circonduzione con le spalle, stendo le gambe davanti a me e facciamo un po' di movimenti con le caviglie e i piedi, piedi flessi, tesi, flessi, tesi, flessi, tesi, circonduzione a destra, circonduzione a sinistra, ci portiamo in piedi, lentamente, bene. Arrivati una volta in piedi, ci scaldiamo sempre un po' in piedi, quindi con le gambe leggermente divaricate a distanza del bacino, braccia in avanti, palmi verso il basso, facciamo dei piccoli piegamenti, dei piccoli squat, espiro scendo, inspiro su, espiro scendo, inspiro su, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro e inspiro. Ora, sempre gambe distanziate, distanza del bacino, mani incrociate davanti con i palmi che guardano il corpo e facciamo inspiro su sugli avampiedi, espiro scendo, braccia laterali, palmo verso il basso, inspiro su, cambio incrocio, espiro scendo, inspiro su, espiro scendo, inspiro su, espiro scendo, inspiro su, espiro scendo, inspiro su, espiro scendo, ancora una volta, inspiro, espiro, inspiro ed espiro. Bene, ci siamo scaldati un po', se necessitate di più riscaldamento, semplicemente aggiungete qualche esercizio e facciamo un paio di saluti al sole, che però come sempre vi consiglio di farne almeno 6, un paio di saluti al sole assieme prima di passare alla pratica vera e propria. Quindi, piedi uniti, i malleoli non si toccano, bacino spinge in avanti, qui scegliete voi il tipo di saluto al sole che volete fare, io faccio un paio di saluti al sole classici, in questo caso, spalle ben rilassate che spingono verso terra, mani attive, corpo attivo, Tadasana, posizione della montagna, attivo tutto il corpo, attivo il respiro Ujjayi, respiro rumoroso dal naso, si sente dietro la gola, nel prossimo inspiro unisco i palmi delle mani, attivo bene gli avambracci tra loro, in posizione di preghiera. Al prossimo espiro mi preparo e inspiro, braccio in alto, sguardo alle mani, espiro, schiena dritta, scendo, mani a terra, gamba a destra indietro, inspiro, petto bello aperto, sinistra indietro, espiro, scendo ginocchia, gomiti vicino al petto, mento a terra, trattengo il respiro, scivolo in avanti, inspiro, punto i piedi, cane a testa in giù, e qui gamba destra in avanti, inspiro petto aperto, sinistra in avanti, espiro fondo, inspiro schiena dritta su, espiro scendo. Inspiro, braccio in alto, sguardo alle mani, espiro schiena dritta scendo, gamba sinistra indietro, inspiro petto aperto, destra indietro panca, espiro scendo ginocchia, gomiti vicino al petto, mento trattengo, scivolo, inspiro, punto i piedi, cane a testa in giù,
Espiro e gamba sinistra in avanti, inspiro petto aperto, destra in avanti, espiro, salgo, inspiro ed espiro. Alla fine dei nostri saluti al sole divarichiamo le gambe a distanza del bacino, palmi rivolti in avanti, cerco di regolarizzare il mio respiro. E al prossimo espiro mi preparo, un bel inspiro e apro gli occhi. Andiamo con Padangusthasana e Padastasana. Gambe divaricate a distanza del bacino, mani ai fianchi, inspiro, sguardo in alto, espiro, piego le ginocchia, schiena dritta, scendo, scendo, porto il contatto addome e cosce, quando ho contatto scivolo con le braccia giù, aggancio gli alluci, con indice e medio e con il pollice schiaccio sulla base dell'unghia dell'alluce, pada, piede, angusta, alluce, schiena dritta ed espiro pian piano a fondo. Cerco però di mantenere questo contatto, questo mi permette di avere la schiena dritta e poi mi aiuto con le mani che spingono in questa direzione, quindi le braccia fanno leva e mi permettono di allungarmi in avanti. Quando ho trovato il mio limite rimango lì, mi rilasso, muovo il collo a destra, a sinistra, sto, ad ogni espiro affondo un po' di più e quando espiro posso richiamare un po' il diaframma e darmi spazio, Uddiyana Bandha, mi allungo. Quando inspiro la schiena si raddrizza un po', quando espiro scendo. Mi prendo il tempo che necessito, senza fretta sto in quest'asana. E poi senza salire del tutto sciolgo gli alluci, inspiro, salgo un pochino e vado ad agganciare le mani sotto le piante dei piedi, le dita non sormontano il polso e da qui inspiro schiena dritta, espiro, mi allungo. State, continuate a stare. Continuo a stare in questa asana, rilasso il mio collo, mi abbandono, sento come ad ogni espiro scendo un po' di più. Ancora un paio di respiri. E poi pian piano sciolgo, mano destra, sinistra. Porto le mani ai fianchi, piego leggermente le ginocchia, inspiro schiena dritta. Ed espiro su. Bene, ora una posizione di equilibrio e anche per rafforzare le gambe, Natarajasana, la posizione del signore della danza. Da qui porto, innanzitutto cerco di equilibrare il peso su entrambi i piedi sono paralleli ma gli alloli non si toccano. Quando sento che il peso è ben equilibrato, porto tutto il peso sul piede destro. Inizio ad alzare lentamente la gamba sinistra piegata e ad agganciare il dorso del piede sinistro con la mano sinistra, come se dovessi allungare la coscia. Da qui inspiro, braccio destro in alto, cerco di mantenere l'equilibrio con tutto l'alluce ben piantato a terra del piede destro e da qui pian piano busto in avanti, scendo, sguardo o a terra o verso la mano che sta davanti, il braccio destro è parallelo a terra, la gamba sinistra anche, il piede sinistro spinge molto bene sulla mano, a contrario diciamo alla mano sinistra, la mano sinistra spinge la gamba verso di sé, il piede sinistro la spinge all'esterno. Cerco la posizione, cerco l'equilibrio, sto, continuo a respirare, affondo bene. Ancora un respiro qui e poi lentamente inspiro su ed espiro, sciolgo. Se perdo l'equilibrio, senza problemi, cerco di ritrovare l'asana e rientro. E poi dall'altra parte, quindi trovo l'equilibrio su entrambi i piedi,
Porto tutto il peso sulla gamba sinistra. Pian piano piego la gamba destra, aggancio il piede destro, braccio sinistro in alto. Espiro, scendo, scendo, scendo. Palma della mano sinistra verso l'alto, verso il basso, come preferite, sarebbe meglio verso l'alto. E qui al contrario, la gamba destra spinge, la mano sinistra porta a sé, sguardo in avanti, cerco un angolo di 90 gradi con le mie gambe, ancora un respiro qui, e lentamente inspiro su, ed espiro scendo, e sciolgo. Bene, da qui ci portiamo un po' avanti al tappetino, apro la gamba sinistra dietro sul mio tappetino, mi ritrovo con i piedi paralleli e qui facciamo una piccola sequenza di trikonasana, trikonasana e pari dritta trikonasana. Se necessitate di un cubo, in questo caso può tornarvi utile, quindi lo tenete ai lati, se ne avete due andate ancora più comodi e ne tenete uno da una parte e uno dall'altra. Quindi da qui, gambe divaricate, circa che il polso cada più o meno sulla caviglia, ma questo è soggettivo. Quindi inspiro, braccia laterali, palmo verso il basso, i piedi in questo caso sono paralleli. Poi ruoto il piede destro di 90 gradi e da qui con il busto che guarda ancora in avanti mi sbilancio verso il lato destro come se dovessi prendere qualcosa e poi scendo, gambe tese. Se ho un cubo mi vado ad appoggiare al cubo a diverse altezze, quindi posso usarlo a diverse altezze, abbassarlo fin quando probabilmente non mi servirà. Quindi le braccia sono perpendicolari a terra con i palmi rivolti avanti, lo sguardo è verso la mano che sta in alto, se ho male cervicali guardo in basso. Continuo a respirare, spingo bene con il braccio destro sull'interno della gamba destra. Continuo a respirare, apro bene il petto. Se voglio aumentare l'efficacia della mia asana, pian piano allungo il braccio sinistro creando un angolo di 90 gradi con le mie braccia. Sentirò allungare la zona sinistra del mio corpo. Continuo a respirare, apro bene il petto, poi inspiro, torno su. Inspiro, uso tutto il corpo, addominali, eccetera, per tornare in posizione iniziale, ruoto il piede destro di 90 gradi, rilasso le spalle, tutto dall'altra parte, piede sinistro 90 gradi, piedi sono perpendicolari, busto che guarda in avanti, qui mi sbilancio a sinistra come se dovessi prendere qualcosa e trikonasana, sempre se ho bisogno del cubo lo utilizzo. Il bacino non va indietro, il bacino spinge in avanti, l'osso sacro spinge a terra, il busto si apre, continua a respirare. Sguardo in alto, o sguardo a terra. Anche qui voglio aumentare l'efficacia della mia asana, braccio destro laterale. Ancora respiro. E poi inspiro su e uso tutto il corpo, inspiro, salgo, sciolgo e torno con i piedi paralleli. Ora ruoto il piede destro di 90 gradi e il sinistro di 45, porto il bacino perfettamente verso la gamba destra, quindi guardo verso la mia gamba destra. Mano destra sul fianco destro in questa posizione, pari dritta trikonasana, il triangolo inverso. Inspiro, braccio sinistro in alto, espiro, se ho il cubo lo uso, se ne ho bisogno, perché questa è una posizione avanzata, qui porto il cubo sull'esterno del piede destro e anche la mano sinistra va proprio sull'esterno del piede destro, quindi vado ad appoggiarmi, se ho bisogno del cubo, altrimenti no, appoggio la mano sinistra sull'esterno del piede destro e o mantengo la mano sul fianco o apro il braccio destro in alto. Sguardo verso la mano destra che sta in alto o a terra, se ho male, ai cervicali. Continuo a respirare. Poi pian piano sciolgo, riporto la mano ai fianchi, inspiro su e tutto dall'altra parte.
ruoto il piede sinistro, piede destro, sta a 45 gradi, mano sinistra, fianco sinistro, inspiro, braccio destro in alto, espiro, come una torsione, porto la mano destra sull'esterno del piede sinistro, lo mostro anche in questa posizione, così che possiate vederlo, e apro il braccio destro. Sguardo in alto, gambe sempre tese, entrambe tese. E poi pian piano riporto la mano sul fianco, uso tutto il corpo e mi riporto in su, in piedi. Da qui ritorniamo sempre frontali per un ultimo esercizio in piedi. Ruoto il piede destro. E il piede sinistro, come prima per Trikonasana, cerco di lasciare un corridoio, però un piccolo corridoio tra i miei talloni. Questo mi aiuta a mantenere l'equilibrio. Da qui, braccia dietro in posizione di preghiera inversa, oppure, se non ce la faccio e sono più comodo, aggancio i gomiti in questa posizione. Quindi da qui, chiudo bene le scapole, entro in posizione. Parsvottanasana, inspiro, sguardo in alto, espiro, scendo, le gambe sono tese, il busto scende in linea con la gamba destra che è avanti. Qui sto in questa posizione, se la mia schiena è dritta, l'importante è quello, non vado a curvarla. Se riesco a mantenerla dritta, ad ogni espiro posso scendere un po' di più. Lo sguardo è un pochino più in avanti, non è esattamente al piede, ma un pochino più in avanti. Trovo la mia posizione. Continuo a stare, ad ogni espiro mi allungo un po', scendo un po' di più. Ancora un respiro. Poi pian piano sciolgo le braccia, le porto a terra con i polpastrelli e fin dove arrivo e cerco di allungarmi ancora un po' di più. Mi allungo un po' di più sulla gamba. Mi danno supporto. Ascolto anche il bacino, come lo devo posizionare. E poi pian piano riporto le mani ai fianchi, inspiro su e tutto dall'altra parte. Di nuovo, mani preghiera inversa, ruoto il piede sinistro, il piede destro, lascio un piccolo corridoio. Ricordo che il piede sinistro guarda davanti, il piede destro è aperto di leggermente 45 gradi. Inspiro, sguardo in alto, espiro, scendo. Anche qui, se necessito dei cubi, li posso usare per appoggiarmi. Mi appoggio e mi aiuto. Sempre usateli se all'inizio avete bisogno. Quindi, mani dietro, sempre tra le scapole, scendo, ascolto il mio corpo. Trovo mi allinea, trovo la posizione che mi permette di stare più a mio agio, ad ogni espiro posso scendere un po' di più, ancora un respiro e poi sciolgo le mani in avanti con i polpastrelli o con l'aiuto dei cubi e di nuovo ad ogni espiro affondo un po' di più, inspiro schiena dritta, espiro affondo. Inspiro schiena dritta, espiro fondo. E poi pian piano porto le mani ai fianchi, inspiro su ed espiro ruoto. Ci portiamo davanti al nostro tappetino, posizione di connessione per portarci seduti, quindi aggancio i gomiti, Uttanasana, inspiro, spingo bene gli avambracci in alto. Piego le ginocchia, espiro, addome cosce, spingo bene i miei avambracci davanti a me e pian piano, mantenendo il contatto addome cosce, raddrizzo le gambe, qui posso muovermi, posso cercare di rilassarmi, muovere il collo a destra, a sinistra e cercare di avere l'obiettivo di portare gli avambracci verso il pavimento. Ad ogni espiro scendo.
Ancora un paio di respiri qui, vale anche qui che quando espiro richiamo il mio diaframma e ho più spazio per affondare in avanti. Nel prossimo espiro sciolgo le mani, mani davanti ai piedi con le dita belle divaricate, gamba destra indietro, sinistra indietro, cane testa in giù e qui 5 lunghi respiri, ognuno con il proprio ritmo. Inspiro, quando espiro affondo bene. Inspiro ed espiro. Ancora un respiro qui. E poi lentamente piego le ginocchia a terra, rilasso i piedi, mi vado a sedere in balasana, mi siedo sulle ginocchia e mi abbandono. Se come me qualcuno ha problemi di ginocchia e ha il timore di andarsi a sedere completamente, purtroppo io ho rotto un menisco, ho sempre un po' questo timore, prendo un cuscino o il mio cubo e lo metto qui in mezzo tra le gambe. Spesso aiuta e posso rilassarmi un po' di più. Se invece sento che mi dà fastidio, lascio perdere, semplicemente sto un pochino più su con i glutei. Qui le braccia sono attive, a terra, la fronte a terra. E poi pian piano porto anche le mani dietro, vicino ai piedi e mi abbandono completamente in questa posizione di rilassamento. Ora un respiro qui, poi lentamente porto le mani in avanti e ci portiamo a sedere. Mi avvicino un po'. Ci portiamo a sedere e cerchiamo di avere con noi un laccio. Eccolo qui. E eventualmente i cubi se necessario. Quindi, pinza seduti, pasce muttanasana, gambe distese con i piedi flessi, leggermente staccati o attaccati, come preferite, uniti come volete. Prendo il mio laccio se ne ho bisogno, e già la posizione in questa posizione. Da qui inspiro, braccia in alto, espiro, scendo come se dovessi andare a prendere qualcosa. Mi ricordo che tutto il lavoro parte da qui, dal bacino che spinge in avanti. Aggancio il laccio sotto gli avampiedi, lo stringo, inspiro schiena dritta, espiro, mi allungo in avanti. Se vedo che posso affondare, pian piano vado ad agganciare i miei alluci con indice medio, inspiro schiena dritta, espiro, scendo. E se vedo che anche gli alluci mi permettono di allungarmi ancora di più, mani sotto la pianta dei piedi e sto senza fretta. Anche qui vale la stessa cosa, quando espiro posso affondare un po' di più. Poi vado ad agganciare lateralmente i miei piedi. Posso usare anche un cubo per allinearmi davanti a me. Ancora un paio di respiri qui. E poi sciolgo le braccia, sciolgo l'eventuale laccio. Inspiro su, espiro, scendo. Ora, Purvottanasana. Per trovare la posizione delle braccia che andranno ad appoggiarsi dietro e la posizione reale con le dita che guardano i glutei, anche se poi qualcuno si ritrova meglio con le dita che guardano dietro, quindi questo è abbastanza soggettivo, da qui metto le mani vicino ai glutei, vado ad appoggiare l'avambraccio e il gomito, dove cade il gomito più o meno il punto dove dovrei mettere le mani all'incirca, poi magari mi aggiusto. Parto in questa posizione qui, le gambe sono attive, tutto il corpo è attivo. Attenzione qui, quando salgo, la posizione finale è questa. Ma se ho male al collo e cervicali, l'importante è non rimanere in una posizione così, intermedia. L'importante è o completamente indietro o completamente in avanti. Quindi, fatta questa raccomandazione,
Da qui spingo bene sulle braccia che mi fanno da leva. Le piante dei piedi devono andare idealmente ad appiccicarsi al pavimento. Quindi da qui inspiro, uso tutto il corpo come un bastone. Vado completamente indietro, continuo a respirare. Oppure guardo completamente in avanti e continuo a respirare. Ancora un respiro qui. E lentamente sciolgo, molto bene. Da qui, piano piano, vado ad divaricare le gambe in Upavishta Konasana. Mi porto sempre un cubo se ce l'ho. E da qui mi aiuto, le gambe sono divaricate anche un po' meno, come preferisco. Piedi belli, flessi, attivi. E da qui con il cubo cerco di allungarmi in avanti. Quindi lavoro proprio per scivolare, vado un po' su e giù, quindi inspiro schiena dritta, espiro scendo. Inspiro schiena dritta, espiro scendo. Quindi prima in avanti e mi abbandono. Se voglio, con il cubo posso anche appoggiare la fronte all'altezza che preferisco. Appoggio e mi lascio andare e sto. Tutte queste asana che abbiamo fatto oggi prendo tempo, non ho fretta. Quindi mi lascio andare, se ho qualcosa su cui tirarmi, una testiera del letto, anche quello va molto bene, senza esagerare. Le asana richiedono di molto tempo, però un po' di aiuto, di supporto, degli strumenti può essere sempre utile. Sto anche qui, come in Paschimottanasana, l'idea è che il bacino spinga in avanti. Ancora un respiro qui. E poi, pian piano, salgo solo un po', se sono abbastanza in affondo, altrimenti continuo con il mio cubo, vado ad agganciare gli alluci e inspiro schiena dritta, espiro scendo. E poi pian piano sciolgo, inspiro su, prendo sotto le ginocchia e pian piano chiudo. Benissimo. Ci portiamo sempre qui sul nostro tappetino, con l'aiuto degli addominali, le gambe piegate a terra, pian piano scendiamo, tenete sempre vicino il vostro laccio, scendiamo, 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 lentamente, 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 fino a scendere. Se abbiamo bisogno, massaggiamo un po' la nostra schiena. Ora, Supta Padangusthasana. Quindi da qui ho le gambe al petto, ma mantengo agganciata soltanto la gamba destra e rilasso la gamba sinistra a terra. Tutto il corpo è molto attivo. Da prima cerco di schiacciare bene la gamba destra verso il mio petto e poi la lascio andare. Espiro e inspiro. Espiro e inspiro. Poi, se necessario, prendo il mio laccio, all'inizio è sempre meglio usarlo, aggancio l'avampiede e da qui stendo la gamba destra. Aggancio l'avampiede destra, stendo la gamba destra. Mi aiuto con il laccio e cerco di portare la gamba verso di me. E sto anche qui tutto il tempo necessario per sentirmi a mio agio e allungarmi. Se arrivo a prendere l'alluce, prendo l'alluce con la mano destra, schiaccio bene sulla gamba, sulla coscia sinistra, come per mantenerla a terra. Tutto il corpo è attivo. In entrambi i casi, che io abbia il laccio, stia portando la gamba verso di me. Al prossimo espiro mi preparo, inspiro, cerco di portare il mento verso il ginocchio. Continuo a respirare. Sguardo verso il piede destro, tutto il corpo attivo. E poi pian piano sciolgo. Se ho il laccio, continuo ad usare il laccio e lo porto tutto sulla mano destra, quindi tutto con la mano destra. La mano sinistra sempre tiene la gamba sinistra e porto lateralmente la mia gamba destra. Se ce l'ho agganciata con l'alluce, la porto fin dove arriva senza cadere però sul lato. Quindi mantenendo sempre la gamba sinistra ben attaccata, il gluteo sinistro attaccato
il pavimento. Continua a respirare. E poi inspiro su, sciolgo il laccio, piego la gamba, mano sinistra, ginocchio destro e mi allungo lateralmente. Posizione del serpente, vado tutta a sinistra, mi lascio cadere. E poi dall'altra parte, tutto dall'altra parte, quindi porto la gamba sinistra piegata, sinistra al petto e poi lascio andare, gamba destra attiva con il piede destro attivo, sinistra al petto e lascio andare. E poi, come prima, con il laccio oppure aggancio l'alluce, mano destra tiene la gamba destra, raddrizzo la gamba e sto. Continuo a respirare, poi cerco di portare il mento al ginocchio. E poi pian piano torno e gamba laterale. E poi pian piano torno su e tutto dall'altra parte. Bene. Torniamo e concludiamo con una serie che fa parte appunto delle serie finali dello yoga, una serie conclusiva che comprende la candela, l'aratro, quindi Sarvangasana, Alasana e poi vedremo delle altre posizioni. Cosa importante però, se non me la sento di fare Sarvangasana, quindi per capirci la candela, perché ho molto male i cervicali e c'è qualcosa che insomma non va nella mia zona cervicale, posso fare questa variante. Uso un cubo, un cuscino o qualcosa, lo posiziono sulla zona sacrale, le gambe sono tese con i piedi flessi e mi rilasso e mi lascio andare. Questa posizione va benissimo in qualsiasi condizione, mentre Sarvangasana ad esempio non va bene durante il ciclo mestruale, perché è un'inversione comunque, ci mettiamo comunque sotto sopra. Questa invece è di scarico, quindi va benissimo. Quindi, fatta questa premessa, per chi non ha problemi può praticarla, a questo punto cerchiamo di spostare tutto il nostro corpo sulla zona del trapezio il più possibile, sulle nostre spalle. Le mani vanno ad agganciarsi sulla parte bassa della schiena, porto dapprima le ginocchia proprio piegate verso di me e poi pian piano posso posizionarmi nella candela. Piedi tesi, tutto il corpo attivo, cerco di portare il peso il più possibile sulla zona delle mie spalle, di aprire le spalle. E da qui posso lavorare gamba destra giù, gamba destra su, gamba sinistra giù, gamba sinistra su e poi portare entrambe le gambe giù con i piedi a terra e le mani si distendono con i palmi verso il basso, Alasana. Se voglio unisco i palmi delle mani, incrocio le mani ed ecco la posizione dell'aratro completa. Qui sciolgo, posso andare ad affondare in Karnapidasana con le gambe verso terra oppure semplicemente sciogliere lentamente, 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 molto lentamente le gambe, la colonna si sgranchisce un po' per volta e anche le gambe lentamente scendono. Mi rilasso un attimo e anzi posso abbandonarmi completamente in Shavasana. Gambe divaricate a distanza dal bacino, piedi che cadono all'esterno, mani con i palmi rivolti verso l'alto e lasciarmi andare. Almeno 5 minuti. Dopodiché lentamente, come sempre,
risvegliandomi molto lentamente, mi porterò sul fianco destro e mi aiuterò a portarmi a sedere, cercando di mantenere gli occhi chiusi. Quindi se decidete di fare lo shavasana un po' più lungo, fatelo e cercate appunto di mantenervi con gli occhi chiusi. Io purtroppo per questioni di tempistiche di video devo trascurare qualche cosa. Bene, trovo una posizione comoda seduta come all'inizio e concludiamo con un nostro esercizio di respirazione. Questo esercizio, come dicevo, prende il nome di Shitali Pranayama. Shitali perché proprio produce questo suono sh. È un esercizio di pranayama rinfrescante, rinvigorente, che serve anche per attenuare infiammazioni, stati infiammatori. Si posiziona la lingua con una forma ad U, che purtroppo pare essere genetico poterlo fare o meno. Io sono tra quelli che non possono farlo, ma non significa che non posso praticare l'esercizio o appunto qualcuno di voi non possa praticarlo. Se non riesco a posizionare la lingua a forma di foglia, ad U, la posiziono semplicemente tra le labbra appena socchiuse, quindi senza stringerla, in questo modo. Durante l'inspiro si inspirerà dalla bocca, sentendo questo suono che adesso sentirete caratteristico, e un effetto rinfrescante all'interno della bocca. Si inspira molto lentamente. Quando arriviamo verso la fine possiamo terminare l'inspiro in questo modo, cercando di fare una O, quindi prendere ancora più aria, e poi si trattiene il respiro per qualche secondo e si espira lentamente dal naso. Quindi lo facciamo, pratichiamo un po' di volte assieme, posizione comoda, spalle rilassate, mani sulle cosce, sulle ginocchia. Parto da qualche respiro naturale. Poi posiziono la lingua, espiro dal naso e via. E dopo respiro di nuovo senza paura del rumore. Ancora una volta. Espiro lentamente, completamente. Ascolto la sensazione ad occhi chiusi, sento la mia bocca, il mio cavo orale rinfrescato, sento una sensazione di rilassamento che pervade il mio corpo. Cerco di godere e fare tesoro di questa sensazione. E poi lentamente faccio un bell'inspiro profondo. Espiro profondo, sempre dal naso, mantengo gli occhi chiusi,
Strofino forte i palmi delle mani, porto i palmi caldi sulle palpebre, scaldo le mie palpebre, abbasso lo sguardo, qualche battito di ciglia, un bel inspiro e namaste. Grazie per questa pratica assieme. Alla prossima.